Buongiorno a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di Radio Quarantena. È sempre un peccato togliere Child in Time dalle nostre orecchie. Andrebbe suonata per ore e ore per soddisfare il nostro gusto, la nostra volontà che appunto questa musica celestiale rimanga appunto nelle nostre menti a lungo. Oggi è 4 di dicembre, è un giorno abbastanza complesso da gestire, vi spiegherò subito perché. Perché in realtà ieri abbiamo seguito tutti quanti ormai questo appuntamento che diviene quasi periodico, consueto, con l'arrivo di Giuseppe Conte, che quasi è riunificato e fa la sua conferenza stampa, chiamiamola così, ma anche se è un termine che non è preciso, e ci racconta quale sarà la nostra vita dei prossimi giorni. Dunque, gli spostamenti vietati. Il coprifuoco più lungo di 2 giorni, il Natale solamente con conviventi, evitiamo di invitare persone esterne, la neve ci sarà ma la vedremo col binocolo, le piste da sci saranno chiuse, ci saranno soldi per tutti, chi paga col bancomat vedrà indietro i soldi, una miseria, diciamocelo, è una lotta contro l'evasione, quindi ci può solo che federe d'accordo, anche se la misura ci sembra vagamente timida. E però in troppi, lo stesso Conte, si dimenticano che ieri è stato un giorno drammatico, a dir poco drammatico, 1.000 morti da Covid. Non parliamo di cifre discutibili, cifre contabilmente non perfette. 1.000 morti, quasi. Come sapete, 990 e qualcosa. Insomma, sono numeri spaventosi, sono i più alti da quando è cominciata tutta questa storiaccia della pandemia. Possibile che siamo così assuefatti dalla overinformation, come dicono gli americani, dalle troppe informazioni, dai troppi numeri che non ce ne rendiamo neanche più conto? Cioè, siamo arrivati a un livello tale di barbarie che diventa normale? Cioè, se voi prendete i quotidiani anche online, vedete che la notizia viene data, ma è quasi diventata di secondo livello. C'è prima il Natale, c'è prima il cenone, c'è prima il panettone. È vero, c'è un'ansia di normalizzazione. È un anno che andiamo avanti con questa reclusione forzata, con queste misure. È normale anche che sia così. Questo lo sappiamo, siamo umani anche noi e non vogliamo sicuramente far finta di niente. Ma 1.000 morti è una strage. È una strage quotidiana, guardate, solo qualche giorno fa, ricordo, doveva essere intorno al 23 di novembre, quindi una decina di giorni fa. Ecco, io ho semplicemente, quasi, insomma, non credendoci, vi dico la verità, proferito la seguente frase. Rendiamoci conto che da qui alle feste di Natale ci vuole ancora un mese. Se le cose andranno avanti così, con lo stesso ritmo con cui stiamo in questo momento procedendo, ci separano 15.000 morti da qui a Natale. È il caso di parlare di piste da sci, di file per salire sulle montagne, di neve? Ebbene, ho sottostimato quello che sta succedendo, perché allora i morti erano solo 500. In 2 settimane sono diventati 1.000. Si affannano tutti a dire che è una questione contabile, si affannano tutti a rassicurare, non so con quale faccia, che è un dato comunque non attuale, ma intuibile perché è evidente, è probabile, aggiungo io, non è evidente, ma è probabile che le morti provengano da soggetti che hanno riscontrato la propria positività 2 o 3 settimane fa, ma è un dramma. È un dramma poi, guarda, se si guarda
tra l'altro a quello che è accaduto in, in America lo stesso giorno. Ecco, anche lì siamo su delle, diciamo, situazioni veramente angoscianti. 3.157 morti. Ripeto, 3.157 morti in un giorno. Cioè, ci rendiamo conto? È un dato talmente grande che il Guardian semplicemente ha fatto due calcoli. Ha detto, sono più morti di Covid ieri che tutti quelli che sono rimasti sotto le Torri Gemelle. 2.974. Dice il Guardian, ogni giorno oggi, da oggi in poi negli Stati Uniti è come se ci fosse un altro 11 settembre. Un morto ogni 30 secondi per Covid in quella terra. Cioè, ricordiamoci che l'11 settembre ci ha scossi, al di là di tutto il discorso cinematografico e propagandistico che c'è stato dietro, in maniera notevole. Molti hanno giustificato delle guerre imperialiste che hanno destabilizzato mezzo mondo e che ancora oggi stiamo pagando, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista politico. Ecco, 3.157 morti non fa notizia. È strano, no? Io immagino che tutti quanti vedano adesso, magari riflettendoci un secondo di più, che la questione sta prendendo, diciamo, una china abbastanza complessa. Forse siamo diventati anche noi troppo cinici, chi lo sa. Di certo tutti aspettiamo questi vaccini, e anche su quello si discute assai, molto a sproposito. Sulla presunta gratuità, insomma, anche qui io immagino che i compagni e le compagne non siano così ingenue da pensare che effettivamente ci regalino il vaccino. È un grandissimo affare per le case farmaceutiche, forse il più grande affare della storia. Non è un caso che hanno fatto questa gara per arrivare prima, saltando tutti i passaggi, come qualche virologo italiano ha fatto notare, la validazione scientifica dei dati. Ebbene, sarà gratuito solo se paga lo Stato, cioè o lo paghiamo direttamente o lo paghiamo con le tasse. Ecco, solo per fare un attimo il quadro della situazione, trattandosi di miliardi di vaccini che verranno prodotti, beh, moltiplicate questi miliardi per 20, per 15 e vi rendete conto quanti soldi entreranno nelle casse di coloro che hanno inventato questo vaccino. E speriamo che funzionerà. Poi, tra l'altro, è un discorso che non sappiamo bene. Di certo verrà caricato in tutto il suo costo sulle nostre spalle. Tutto ciò ovviamente rimane aperto quella pista di cui avevamo già parlato precedentemente, che non è che solo gli Stati Uniti o l'Inghilterra sono in grado di fare dei vaccini, perché lo Sputnik 5, se non ricordo male questa è la definizione del vaccino russo, sembra avere lo stesso livello di affidabilità, forse anche di più, della Pfizer, e se ne parla molto poco. In Cina lo stanno già somministrando. Ecco, da questo punto di vista volevo sottolinearvi l'importanza di un evento online organizzato dall'ex OPG Io So Pazzo, disponibile sulla loro pagina Facebook. Cosa sappiamo davvero della Cina? È il caso di chiederselo. Il più grande paese del mondo tra pandemia, socialismo e capitalismo. C'erano, oltre a Viola Garofalo, portavoce nazionale di Potere al Popolo, anche l'autore di un libro molto importante che personalmente non ho letto, ma che farò da qui a poco. Il libro si chiama Una Cina Perfetta, la nuova era del Partito Comunista Cinese tra ideologia e controllo sociale, edito da Carocci, ed è Michelangelo Cocco. Ecco, forse ho dimenticato di individuare l'autore di un testo così importante. Ecco, forse dovremmo anche noi ricordarci che studiare non è mai troppo, e quando diamo per scontate delle chiavi di lettura su paesi molto complessi come la Cina, insomma, è sempre il caso di ricordarsi che tutto scorre e che magari prende delle forme diverse. La situazione a livello mondiale sta diventando sempre più incandescente da questo punto di vista. Di certo queste situazioni non possono lasciarci, nonostante il cinismo che ci si sta sviluppando, forse anche come forma di difesa, ma sicuramente inoculato, ecco, ove necessario, dai mezzi di comunicazione, insomma, comunque le tracce le sta lasciando. Non è un caso che abbiamo pensato opportuno con i compagni di Critica dell'Economia di intervistare un altro economista, Francesco Bogliacino, che si è occupato proprio di crisi economica e salute mentale. Ricordate, proprio qualche giorno fa in un caffè della mattina ricordavo il fatto che in Giappone
In un solo mese ci sono stati 2700, se non vado errato, suicidi. Insomma, in un giorno si sono ammazzate più persone di quante ne ha fatte fuori interamente dall'inizio della pandemia, appunto la Covid-19. Insomma, una questione abbastanza importante. Però ora vorrei invitare tutti e tutte a fuoriuscire un secondo da quello che occupa i nostri pensieri quotidianamente, che appunto è la pandemia e tutto quello che c'è intorno. Perché altre cose accadono, purtroppo sono molto gravi e assumono, guadagnano sempre meno spazio, sia sui quotidiani che nelle televisioni e anche diciamo, nella comunicazione social dei compagni. Quello dell'immigrazione è un terreno su cui ormai solamente porci bercianti come leader della Lega o alti esponenti della Lega e di Fratelli d'Italia cercano di puntare per guadagnare qualche briciolo di voti in più, insomma, cercando di mantenere aperto questo strano binomio immigrazione-Covid. Tra l'altro, qualche mese fa, avallato persino da un altro personaggio molto oscuro quale Minniti, e dunque, però, insomma, nel frattempo continuano le tragedie del mare e continua la gestione complessa del fenomeno. Quello che vogliamo sottolineare, che vogliamo appunto portare all'attenzione degli ascoltatori e delle ascoltatrici, è ciò che è accaduto il 18 novembre, perché in quella data un uomo afghano di 25 anni è stato accusato di aver messo a repentaglio la vita del proprio figlio di 6 anni, che è morto ovviamente in un viaggio nel Mediterraneo, passando dalla Turchia e cercando di arrivare in Grecia. Cioè, in altri termini, il bambino è affogato proprio di fronte alle coste, mentre il padre si è salvato. L'accusa che è stata fatta dal padre ai soccorritori, che sono stati lenti che costoro hanno ribadito che era troppo scuro e quindi era difficile riuscire a trovare il cadavere del povero bambino. Ma la cosa grave è appunto che, se non sbaglio, ma qui potrei sbagliarmi, poco conta ai fini di ciò che vi sto dicendo, la procura di Atene ha accusato, appunto, ha citato in giudizio in qualche maniera l'afgano, imputandolo di responsabilità diretta della morte del figlio. E questo, se volete, è una questione molto molto importante, perché significherebbe sovraccaricare i migranti, che naturalmente vengono con tutta la famiglia, anche della responsabilità non solo umana, ma anche civile e penale, soprattutto di ciò che avviene ai figli. Quindi, se io parto con mio figlio e mio figlio, per qualsiasi ragione, e capita purtroppo, come sappiamo, troppo spesso, e non finiremo mai di ricordarlo, muore nella traversata, io mi salvo, non solo ho perso un figlio, ma sono stato anche responsabile penalmente di ciò che gli è accaduto. Come se appunto la tragedia dell'immigrazione potesse essere vincolata o comunque arginata anche attraverso questi sporchi giochi di natura prettamente giuridica. Staremo a vedere ciò che accadrà, di certo potrebbe essere un precedente assai pericoloso per tutti gli altri migranti. E non è effettivamente la prima volta che avviene qualcosa del genere, perché nel 2015 ci commuovemmo tutti, si commossero persino quei personaggi rappresentanti della classe dominante che si fanno definire presidenti dei vari stati, quando Alan Kurdi, vi ricordate quel bambino vestito con una magliettina rossa e dei pantaloncini azzurri, se non ricordo male, arrivò morto e fu trovato sulle spiagge di Bodrum, scusatemi, alla vecchia Alicarnasso. Insomma, ci fu una commozione generale, perché effettivamente fu molto pesante, anche alla luce del fatto che pochi sanno che accanto a quel corpo, solo qualche metro prima, in acqua a galleggiare, c'era anche l'altro fratello, che era Galip, sempre curdi, tutti e due sembra nati a Kobané. E insomma, ci fu molti, insomma, ripensarono a quello che avevano sempre detto riguardo alla immigrazione cosiddetta clandestina, che non lo è fin quando non si dimostra che chi arriva o chi parte non ha diritto all'asilo. Quindi la clandestinità di chi parte e chi arriva è assolutamente una definizione ridicola, e questo va sempre sottolineato. Però la cosa ancora più paradossale è che il papà di questi due bambini, entrambi morti, è stato accusato anche lui nel 2016 di essere responsabile della morte dei figli, anche se qui, rispetto all'altra storia che vi ho raccontato,
C'è un qualcosa che può fare la differenza, ossia che sembrerebbe che due scafisti che hanno beccato 35 anni di galera abbiano accusato Abdullah Kurdi di essere uno dei responsabili in qualche maniera della traversata e che quindi i figli erano morti non per causa loro, ma per causa proprio del padre che aveva organizzato il viaggio. Beh, ad ogni modo la situazione è molto, molto, molto complessa e lo sappiamo e non dobbiamo mai dimenticare che costoro, da qualsiasi parte vengano, specie se appunto appartengono a comunità che vengono bombardate, vengono rase al suolo dall'imperialismo sotto forma di sfruttamento, sotto forma appunto di bombe che scendono sulle loro teste, sono sempre nostri compagni e quindi come tali vanno considerati. Detto ciò, concludo ricordandovi qual è il palinsesto odierno. Oggi avremo l'intervento di Eliana Como su smart working, come tradurlo in italiano, con la sua consueta rubrica del venerdì, viaggio nel paese delle meraviglie, del paese che resiste. Sabato, come vi ho già detto, dopo Brecce di Geraldina Colotti, Voci dell'America Latina, avremo critica dell'economia con Francesco Bogliacino, intervistato da Claudio Cozza, crisi economica e salute mentale. E poi lunedì riprenderemo le nostre trasmissioni come di consueto. Prima di chiudere, vi invito, come al solito ormai, a seguire anche tutte le altre trasmissioni sul network Gemini, www.gemininetwork.it. Tutte le nostre trasmissioni saranno replicate anche lì, più altre di altri compagni di altre realtà di radio indipendenti, ovviamente legati al mondo politico che noi cerchiamo in qualche maniera di rappresentare. Detto ciò, vi auguro nuovamente una buonissima serata, dico nuovamente perché è la seconda volta che provo a registrare questa puntata, perché oggi i nostri mezzi tecnici funzionano molto male, per cui scusate se la registrazione questa volta non sarà stata perfetta, ma abbiamo fatto tutto ciò che era nelle nostre possibilità. Un abbraccio a tutti e a tutti, a risentirci presto e buon fine settimana. Thank you.